ridere delle regioni e soprattutto fare del fact-checking, cioè vedere chi l'ha scagliata questa prima pietra. Come è andata questa idea? Soprattutto chiaramente c'è un materiale originale di partenza, però ecco cosa ti solleticava intorno all'idea appunto di fare dell'ironia e di ridere su qualcosa che in un'epoca politicamente corretta è quasi incredibile. L'iter è stato questo, c'è chi ci aveva pensato prima di me, nel senso che il testo è scritto da Mazzini, era un testo teatrale, e Domenico Procacci è rimasto affascinato da questo testo, mi ha chiamato insieme alla Warner per realizzare il film, perché fondamentalmente, beh, è vero, il film sembra un seguito di Tutti contro tutti, che era il mio primo film, che parlava più o meno delle stesse cose, non c'era la religione, ma sempre una guerra tra disgraziati era. E questa è la stessa cosa, cioè è la strana situazione che stiamo vivendo, dove ci si fa la guerra e la religione è solo un'altra scusa per farsela, perché in realtà litigo con il mio vicino di casa che è cattolico come me, per altri motivi, no? Se ho la fortuna di identificare un nemico per la propria religione o per il proprio colore, meglio, così almeno la giustificazione. Perché ci muoviamo su un tappeto scivolosissimo di paura, malcontento, sfiducia, viva Dio, riderci su, viva Dio Viva qualunque esso Dio, sia, forse. qualunque esso sia, riderci su perché sì, perché basta, ma basta. E soprattutto anche sia per una commedia, ma in generale darsi tempi, no? Immagino anche come attori, cioè i tempi sia per quanto riguarda una commedia che in generale per discutere, visto che comunque è un'epoca in cui cioè, magari la pietra viene scagliata, ma poi non si dibatte su perché viene scagliata la pietra. Quindi anche voi immagino l'idea di stare lì chiusi in una stanza e riuscire, come dire, anche addirittura girando in senso cronologico, se è vero quello che dicevate prima, sia Per qualcosa di fortuna sì. particolarmente stimolante anche, no? È stato molto una delle ragioni per cui io poi ho scelto di farlo. Sì, molto Cioè, a parte stimolante. me, dici? A A parte parte sì, me? Sì. infatti ho detto fatemi lavorare con Con Ryan Rolando, sì. prima che muoia con Ryan. Sì. L'ha proprio E detto. sì. Sì, Ma perché fai era questo? questo e peraltro appunto Rolando è stato molto. Ci ha chiesto un'attenzione particolare a rendere realistica questa lenta ebollizione che poi diventa esplosione sul finale. E io adoro i film da Kaiser, uno dei miei film preferiti A parte quelli di Moana, dici? sì, no, parlo del cinema, sì, no, Sì. quelli, vabbè. No, ma la parola È giurati giurato. in cui tu hai una Sì, non è. situazione che parte in un modo e poi finisce in modo completamente diverso, e un film in cui vedi sostanzialmente gente che chiacchiera, no? Cioè, quindi è stata proprio una bella esperienza, insomma. Sì, è È stato stata. bello, il film fa Mi ridere, sono. andate a Sì. vederlo, Ma lui così. fa così, faceva così No, anche il sul film set, ecco, e è. Rolando è cioè lui sdrammatizza in continuazione, noi invece eravamo Mamma serissimi, mia, uno mamma e mia. due, serissimi, Serissimi, ossessivi, serissimi. studiavamo, scambiavamo No, messaggi, quella scena Rolando, forse, durante lui. la cosa era troppo questo, fammi meno, meno, perché poi ricordati che fra 3 giorni devi arrivare fino a qui, oggi devi stare fino a qui. Pensa Cioè quanto sono stato una cosa pesante io. totalmente. Beh, il regista deve sempre dire meno, no? Però comunque stiamo Capito? dicendo due cose opposte, perché tu stai dicendo che lui era serissimo, io sto dicendo che invece sdrammatizzava No, sempre sempre. cazzo, scusate, Cazzone, ma su cazzone. questo serio, su alcune richieste molto, Però molto perché serie. il bue è superiore rispetto all'asinello come ruolo? Ecco, questa è una delle domande. Bellissima questa domanda, bellissima. E siamo tutti in Il attesa. bue. Perché Lo sai che a me piace questa domanda? Perché. il bue personalmente si occupa di questo bambino e lo accudisce. C'è un patto, quindi è un animale un po' in disparte, mentre l'asinello subito vuole attenzioni, che carino l'asinello. Il bue lo vedi più come, sembra neanche veramente un essere vivente, sembra una Sono cosa, quelli che agiscono sullo e sfondo e poi fanno invece, più. esatto, e Sì. invece è quello che Presenza dietro, solida, calda, che scalda calda, solida, l'ambiente, scalda eccetera, eccetera, l'ambiente, interpretato e a me magistralmente mi da. dà garanzie come animale, mentre altri sono. Io temo, cioè, Magistralmente da credo Corrado purtroppo, io ero Guzzanti. convinto che questo film facesse anche del bene. Temo
che la scena del bue sia la crepa definitiva sulla carriera, perché adesso ti chiederanno solo di fare il bue. Di fare il bue, sì. 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 A proposito di animali, invece, sì, anche la maestra, insomma, è comunque una che ama gli animali. Sono contenta di questa domanda perché, infatti, possiamo non dire l'ho che detto il suo animale adesso è il bue finnico. Il mio è un bue finnico, cioè è un alce. Allora, volevo dire che appunto il mio personaggio, come racconta lei stessa durante il film, è nata in Norvegia perché il padre lavorava in una cosa, piattaforma petrolifera, e lei sospetta di avere dentro il frammento d'anima di un alce. Allora, questa frase c'era nella sceneggiatura. Poi ad un certo punto io ero in vacanza e ho mandato una foto a Rolando di me vicino a un alce. E Rolando nel frattempo che da quando avevamo fatto il provino, quando abbiamo iniziato a girare, questa storia dell'alce ha incominciato a lavorarci un po' dentro, finché abbiamo un po' sviluppato questa cosa, che nella sceneggiatura non c'era la storia dell'urnetta che lei si tiene le ceneri, e ha preso campo questa storia. E, beh, è una di quelle che mi hanno dato più gusto, tra l'altro. E sono belle le cose che nascono da uno spunto dell'autore, però tu invece... Quindi è un film di animali anche, è un film, una prateria. Una... Sì, sì. Beh, gli adulti in questo caso sono proprio degli animalacci, sì, che si scontrano, si accaniscono, eccetera. E quindi sì, c'è una faccenda di bestialità, di istinti. Doveva farlo la Pixar, in effetti. Credo che sì, si erano proposti, sì, ma non l'abbiamo voluto.